Cari ragazzi e ragazze, facciamo un po' il punto. Sono uscite, vabbè, chiaramente le news ieri. Per quanto riguarda, ovviamente, la collab, sapevamo già tutti che sarebbe uscita, ma ehi, è l'Horus, ma non è vero, non mettono due collab uno dietro l'altra. Ok, va bene. C'era palesemente l'evento che diceva effettivamente doppia collab. Quindi non so se le personcine ragionano o no, però. Ok. Collab con ReZero, un recapino delle news. In realtà, nulla di che, nel senso che PG nuovi, eccetera. Check-in con i ticket, quindi una multi gratis come sempre. Vestiti nuovi, missioni varie, le Nance. Dell'esperienza dell'eroe aumentata, il riciclo dell'equipe, eccetera, eccetera. Come sempre, ormai c'è sempre sta roba, quindi che la diciamo più a fare. Il titolo aggiunto, il final boss Jericho e Gila, che tanta robina visto che ci becchiamo le gemme. Tower, stagione 5, ottimo. Altre gemmine anche qui. Sono ben 30, 40, 55 gemme più vari coin del Super Awakening, quindi ottimo. Il titolo appunto, costumi, bando, yada yada. Hanno aggiunto Denzel, dov'è? Dov'è? Denzel nel parte 2, nel umani e nel ticchettino di merda blu. Ok, e poi eventi che finiscono bene. E qui abbiamo fatto. Cosa importante in realtà adesso sono i personaggi, visto che sono quelli nuovi di ReZero. Allora, per come abbiamo visto, in realtà la collab di Stranger, i PG non erano poi così rotti. Sono divertenti da giocare, per l'amor di Dio, per dire Eleven. Ok, ha un male porco, l'ho provata anche in Geared con Ely God. E Gother verde, tu fai lo skill up classico e la OE single target fanno veramente male. Poi che altro? C'è Will, Mike, che ok sono buoni, ma in realtà nulla di che. Purtroppo la passiva di Will è interessante, ma se tu lo shotti va tutto a puttane, quindi o se comunque shotti i personaggi che sono in squadra con lui, quindi me. Poi Jimmy in realtà è interessante perché praticamente potenzia i personaggi collab, tutti i personaggi collab. Quindi ok, interessante, però nulla di che. Diciamo che rispetto ai PG che adesso andremo a vedere di ReZero, quelli di Stranger sono purtroppo già andati, direi. Quelli appunto di ReZero sul Jap, perlomeno ad oggi, si usano ancora, non dico parecchissimo, però hanno il loro meta e possono funzionare, soprattutto Rem e Emilia, soprattutto loro. Poi, chiaro, Ram l'avremo gratis e si userà in realtà soprattutto per la sua passiva, che in realtà adesso andiamo a vedere. Allora. Emilia, chiaramente un PG blu, yada yada, sono tutti sconosciuti. Quindi, ok, magari può non starci a livello logico e a livello di lore, ma ehi, hanno voluto farli sconosciuti, quindi quelli ci becchiamo. Poi, leggiamoci le cose. Allora, quando l'eroe riceve attacco da lo stesso nemico due o più volte durante il turno, rimuove tutti i debuff dagli alleati e fa freeze sul nemico per due turni. Quindi se voi attaccate lei con lo stesso nemico vi frizzate. Quindi ok, in realtà non è una passiva poi così sbroccata perché comunque se lo sapete non l'attaccherete due volte, magari vi preparate il colpo forte oppure con due colpi la shottate, che è ancora meglio in realtà. Mi immagino per esempio skill up sui due colpi, due attacchi di Day One. Il primo se lo becca in faccia, il secondo pure è andata. Ci può stare, però è interessante come passiva. Poi congela su un nemico, fa danno al 220 e congela per un turno. Quando il ghiaccio è rimosso, infligge il 20% del danno degli HP rimanenti.
non male in realtà, più che per l'attacco del danno che si becca il PG, perché non potrete shottarlo solo con questo attacco, perché appunto toglie un tot di danno per HP rimanenti, più che altro rompe i coglioni per il freeze, perché sarete frizzati all'infinito se vi capitano freeze sempre, praticamente. Poi T2, no, l'altra carta fa danno uguale al 120% dell'attacco su tutti i nemici, toglie un gauge per un turno, quindi è dissoluzione praticamente, easy peasy. Ok, non male, un PG controllo perché ghiaccio e dissoluzione. E la ulti è quella di Lost Vein, che conosciamo molto molto bene in realtà, perché fa danno tecnica segreta, quindi ben il 20% per carta che l'eroe ha in mano, che va a aumentare con la ulti. È un personaggio rompi cazzo, praticamente, perché vi frizza, vi toglie i gauge e la ulti è molto 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 forte. Secondo me molto probabilmente il PG più forte della collab, se la va a giocare con Remy in realtà, che adesso vediamo. Però sì. Allora, Rem, PG rosso, sempre sconosciuto. Quando l'eroe usa una skill o muove le skill per rankappare, sempre la skill, e guadagna un gauge, aumenta le statistiche relative all'attacco del 5% per 3 turni fino a 5 volte, quindi ben 25% in più alla fin fine, se è staccato 5 volte. Se ci sono 5 o più gauge, recupera il 30% degli HP massimi. Non male, non male. Questo di solito si usa, diciamo, per muovere... cioè si usa muovendo la carta due volte, poi attaccando con un single target o un 3 stelle, dipende cosa avete in mano chiaramente, però sì, soprattutto a inizio turno si fa quello. Perché la prima carta c'ha amplificazione, quindi capite bene che se vi guadagnate due stack di questo, fa ben il 30% in più per buff, già con due stack, calcolate, nel caso avete 10% in più di statistiche relative all'attacco e nel caso 60% in più di danno fatto direttamente dall'abilità, quindi non male. Chiaramente con personaggi che tolgono i buff come Derrieri Blu nel team di Assault va a perdere questa, perché chiaramente senza buff fa poco. Poi, comunque, amplificazione 180, 270, 450. Single target. Altra carta, AOE. 130, 195, 325. Diminuisce la ulti del 50%, il danno della ulti dei nemici. E impedisce... restrict ultimate move effect for two turns. Cosa vuol dire? Che elimina l'effetto della ulti per due turni. Cosa vuol dire? Riassuntone. Diminuisce il danno della ulti, quindi non è che vi blocca la ulti o vi blocca i gauge eccetera. Semplicemente diminuisce il danno della metà, a 3 stelle parliamo, e non fa triggerare l'effetto, quindi nel caso di un Lost Vein non vi conta le carte addizionali, nel caso di un Heligod non farà attivare lo scudo, per dire, e cose del genere, quindi in realtà è ottima. Poi ignora resistenza al 420% AOE, non male, soprattutto alta, ecco. Emilia e Rem sono due PG che chiaramente danno il meglio quando la loro ulti è alta, soprattutto Emilia, perché credo che appunto tutti conosciamo la ulti di Lost, no? Esatto. Quindi secondo me direi a mani basse, a mani veramente bassissime, i due PG migliori della collab, superiori direi anche a Stranger.
Poi passiamo a Ram, che sarà il personaggio che ci regaleranno in monocopia, mi pare. Quindi, Ram, per cosa si usa? Per la passiva, aumenta le statistiche base degli sconosciuti del 20%, quindi da mettere in sub nei team con Merlin, sconosciuti in generale, quindi Gother, se proprio vi serve, vabbè, in quel caso non ve lo consiglio, però mi interessa solo Gother. Però, ehi, va bene. Oppure nei team con Emilia, Rem, eccetera. Fa il suo dovere. Anche, tra l'altro, le carte normali, non solo per la passiva. Perché qui fa... è la stessa carta di Heligod, quindi 200%, 200, 250, più stun di un turno e due turni, a seconda del livello della carta, quindi ottimo. Seconda carta fa Rupture, quindi 2 per contro i buff, che sarà rottura. 2 per contro i buff, 100%, 150, 250. Aoe, quindi non male, soprattutto magari nei team con Droll, eccetera, eccetera. Anche se la strategia nel caso di un team di Assault è sempre quella di cercare di shottare il team avversario senza che guadagni buff, quindi questa carta qua lascia un po' il tempo che trova, però può tornare utile. Diciamo che comunque i punti forti sono questi: la passiva in primis, lo stun volendo e anche la ulti volendo, perché 300% di danno AoE e diminuisce le statistiche relative all'attacco del 30% per 3 turni, non è male, non è per niente male. Personalmente però non basta, secondo me. Contando che uno dei punti più forti è la passiva, la userei in back. Se la uso... Allora, per metterla davanti proprio bisogna fare un team solo sconosciuti e non avere, almeno per adesso, nessun altro PG da mettere davanti, perché di sconosciuti effettivamente ora non è che abbiamo chissà cosa. Abbiamo Merlin, però a quel punto mi faccio un team con Merlin, Ludosiel, per dire, e Gother, e lei appunto dietro. Quindi tenete a mente la passiva, ma poi vedremo appunto con i personaggi che usciranno più in là. Comunque lei la regalano, quindi easy proprio. Poi, ultimo PG che a parer mio è anche quello un po' più deboluccio, se non per un team veramente studiato, è Beatrice. Beatrice aumenta le statistiche legate agli HP del 5% per ogni sconosciuto alleato in battaglia, recupera HP degli alleati sconosciuti del 60% dell'ammontare dell'eroe. Del recupero dell'eroe quando usa una skill. Quindi è una... Mamma mia, mi si incrocia il cervello. praticamente più ha recupero lei, più farà recuperare gli alleati. Ok, è un PG che si basa letteralmente sul potenziare il vostro recupero e farvi guadagnare HP. Quindi meh. Diciamo nel meta di oggi, visto che comunque non tutte le volte, ma abbastanza volte vi shottano PG, non lo so, non lo so. Tipo, infligge danno al 180% e fa lifesteal. Ok, va bene. Single target. Infligge Despair damage 130, 195, 325 AOE. Despair fa recupera una percentuale dell'HP diminuito se tu fai un critico, quindi è un PG molto particolare. Non è male se costruito, se gli si costruisce un team apposta. Il fatto è che per costruire un team che effettivamente va bene, vai a sprecare veramente potenziale che potresti avere, quindi secondo me è un no. Secondo me è un no. La ulti fa 350 AOE e lifesteal, chiaramente non avevamo dubbi, vero? Quindi in realtà questo è, nada, vediamoci il banner. Allora, il banner praticamente sarà questo, quindi ok, 3% con praticamente un 0.25 per i
PG collab più una miriade di PG inutili. Inutili, perché Escanor, ok, è l'unico che forse uno può ritenersi fortunato se lo trova, ma in realtà no, ormai no. Anche perché il più delle volte te lo tirano dietro. E un 0,25 con un 3% totale di SSR è veramente basso. È veramente basso. Scusate, possibilità di trovarlo effettivamente nelle 600 ce n'è. Perché sono 3%, ce n'è di possibilità il trovarli tutti e quattro, o comunque, diciamo, un'Emilia, una Rem in multicopia è basso. Mi raccomando, io lo dirò fino alla morte. Non pullate se non avete minimo le gemme necessarie per fare un giro, che in questo caso sono 600. Poi, altra questione. Qui hanno detto che ogni 600 gemme pullate, quindi ogni giro, ci sarà un loyalty, una loyalty bar, sistema dei loyalty points, per il quale se tu raggiungi 600 gemme appunto pullate, ti danno indietro 100, 100 gemme, sì. Quindi alla fin fine un giro verrebbe a costare 500, il che è una bella robina. Però mi raccomando, questi PG sono da pullare se volete veramente mantenervi in top PvP, ma nemmeno tanto, perché comunque vanno in multicopia, dovete avere culo per maxare un'Emilia 6-6, non lo so, a parte la fortuna, di media comunque bisogna fare almeno due giri, almeno. Poi mi arriva quello che mi dice, ho trovato 4 copie in 60 gemme, chapeau. Non è questo il caso, la vita vera non è così purtroppo. Quindi il mio consiglio in realtà è di pullare se vi piace, chiaramente, se è il vostro PG preferito. Quattro piccole waifu, va bene, prendetele tutte. Altrimenti, secondo me, se aspettate roba più succosa, soprattutto di Seven, andate sull'anniversario che dovranno annunciare già, oppure aspettate il prossimo Holy War, una roba del genere. Dipende tutto appunto da cosa volete fare voi, se PvP, PvE, eccetera. Il mio consiglio da free to play è di magari un giretto farcelo anche, perché comunque è scontato, perché comunque sono PG forti, per l'amor di Dio, sono forti. Chiaramente non fatene più di uno. Sicuramente non più di uno, a meno che non volete avere un PG ultra forte 6-6 che vi serve in PvP. Tutto qui in realtà, direi che ho detto tutto. E niente, vi aspetto martedì in live, chiaramente domani alle 3 per le pull, perché pullerò in live. Ci facciamo, come ho detto prima, il nostro giretto e vediamo cosa troviamo. Dai, grazie dell'attenzione e bella a tutti.